Ciao a tutti ragazzi, qui è Vizio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video, un'altra guida all'opera, come vi avevo già annunciato con la 24 ore di Le Mans. Mi raccomando, se ve la siete persa ve la lascio qui sopra, andatela a recuperare. Oggi andiamo a parlare appunto di questa nuova collezione in uscita il 20 agosto, proprio in contemporanea con quella di Le Mans. Come sempre però, io vi avevo già annunciato di questo video sui miei social, vi lascio qui sotto, mi raccomando, andate a lasciare un bel pollicione, non solo per restare sempre aggiornati, ma se avete intenzione per queste collezioni di prendere come me soltanto alcuni numeri, seguirmi sui social è molto importante, perché io vi avviso sempre quando esce una novità in edicola, mi raccomando. E poi prima di iniziare, io come sempre vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su e iscrivetevi al canale, questo è importantissimo, e adesso iniziamo a parlare di questa nuova collezione. Allora, volevo farvi una piccola premessa, perché ho visto che comunque mi chiedete sempre questa cosa, ovvero quale prenderò, se le farò o se prenderò alcuni numeri. Allora, siccome abbiamo fatto già con il nostro mano, vi ricorderete, la collezione Ascet degli aerei da combattimento, non credo che andrò a prendere tanti numeri, anzi qua andrò proprio a fare qualche piccolo pick, no? Sulla collezione di qualche pezzo che mi manca. Vi faccio degli esempi. Sicuramente vorrei prendere il C-130 Hercules, l'aereo gigantesco da trasporti. Poi vorrei prendere l'MB-339, o la freccia tricolore, insomma, classica, riconoscibile in tutto il mondo. Quindi insomma vado a prendere qualche numero che sicuramente mi manca. L'Eurofighter magari, ecco, lo prenderemo primo numero per iniziare la collezione. Però cercherò di non prendere doppioni o comunque aerei che avevo già collezionato nella vecchia collezione. Questo insomma per fare un attimino di chiarezza. Comunque, come vi stavo dicendo, la collezione uscirà il 20 agosto e sarà composta da 54 uscite. Il prezzo sarà 3,99 per la prima, 9,99 per la seconda e 15,99 dalla terza in poi. Il prezzo resterà fisso a 16 euro, quindi un euro in meno della collezione Le Mans. Però ragazzi, insomma, 16 euro anche questa è abbastanza importante come costo. Ovviamente anche per questa collezione Centauria prevede un abbonamento che vi darà diritto a ricevere con il quarto invio un portachiavi, esattamente come quello che abbiamo visto sulla collezione Le Mans. Devo dirvi anche questo, in questo caso non mi piace molto, non è una cosa sicuramente necessaria o che chissà che utilità può avere. Però insomma, se vi abbonate, è un regalo che riceverete. Grazie all'abbonamento riceverete lo sconto per la prima e la seconda uscita, poi vi arriverà terza, quarta uscita ed infine quinta, sesta e settima, tutte quante insieme. I costi di queste uscite saranno 9,80€, 15,99€ e 23,99€. Il risparmio c'è, ragazzi, assolutamente il risparmio c'è, perché se voi andate a prendere queste uscite in edicola, tutte quante, rispenderete quasi il doppio, ok? Quindi questo lo dobbiamo dire. Dall'ottava uscita un po' il prezzo si fermerà a 16 e sarà uguale per tutti, quindi anche per chi è abbonato. Il servizio premium presente anche in questa collezione, ragazzi, vi darà diritto a una cosina molto interessante. Per poter aderire dovete aggiungere un euro in più, ok, a uscita, e con il settimo invio vi arriverà il crest in metallo smaltato. Questa è una cosa molto particolare da appendere al muro, sicuramente molto elegante, devo dirvi, questo è un bel regalo. Con il quindicesimo invio arriva forse il regalo più bello, il Tornado IDS con questa livrea molto particolare, io vi lascio come sempre le fotografie, mentre invece con il diciannovesimo invio vi arriverà lo zaino ufficiale dell'Aeronautica Militare. Questo, diciamo, secondo me il regalo un po' meno importante, ecco. Però posso dirvi che sicuramente il Tornado e sicuramente il crest in metallo, insomma, non male, va bene? Vi ricordo come sempre delle spese di spedizione, costano 2 euro a meno che non decidiate di abbonarvi con addebito su carta di credito. In quel caso le spese di spedizione sono gratuite. Anche per questo video, come vi ho raccontato per lo scorso appunto di Le Mans, stiamo facendo tanti parallelismi, ragazzi, perché comunque sono collezioni della stessa casa che stanno uscendo nello stesso periodo, quindi insomma ci sta fare dei confronti. Vi ho parlato per quanto riguarda la disdetta dell'abbonamento. Anche in quel video vi ho consigliato di contattare direttamente Centauria. Vi dico che sul sito c'è scritto che si può disdire semplicemente con un click, però io non l'ho mai fatto, quindi non sono sicuro di questa cosa. Quindi se volete abbonarvi per poi prendere tot numeri e poi disdire, chiedete direttamente a Centauria, ragazzi, così siete sicuri di non sbagliarvi. Io non voglio darvi un'informazione che non è certa. Perfetto, credo che anche per questa collezione abbiamo detto tutto. Io vi dicevo, prenderò soltanto alcuni numeri, li faremo insieme al nostro Manu che mi ha accompagnato per tutta la collezione di Ascet degli aerei da guerra, quindi insomma continueremo la serie insieme a lui.
Ovviamente sarà ogni tanto sul canale, raga, perché ci sono tantissimi aerei storici, poi ho visto negli anni della Seconda Guerra Mondiale, anche prima Guerra Mondiale, penso, roba veramente vecchissima, che capisco che per tanti di voi potrebbero essere affascinantissimi, anche molto di più degli aerei moderni. Devo ammettere però che io non sono un grandissimo amante di questi mezzi storici, e poi ragazzi il problema è sempre quello, io nello spazio non so veramente dove posizionarli. Gli aerei peraltro senza una tega hanno bisogno di una vetrina importante, occupano tanto spazio, sono veramente complicati da tenere, quindi insomma dovrò fare per forza di cosa una cernita. Comunque voi fatemi sapere che cosa ne pensate di questa collezione, se la farete, se avete deciso di prenderla tutta o soltanto alcuni numeri come faccio io, lasciandomi sempre un commentino qui sotto. Qui da Visio e dalla nuova collezione dell'aeronautica militare di Centauria è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto, ciao ciao!